autorità, primo procuratore. Credo che per spiegare l'intervento basterebbe la foto che avete messo nella locandina, perché dice già moltissimo. Però per inizio, vai avanti, eccolo qua. In realtà questa cosa è nata quando in un sopralluogo con piani e campostelli, la disperazione, l'ho visto nei loro occhi, mi ha turbato, per cui vedendo un documentario è stato un attimo, un po' come la canzone di De Gregori che dice eccomi qua, una parete trasparente delimita una corrente. Chiaro però, vai avanti, che trasformare un'idea in un progetto a San Marco, qua è la linea rossa, è il contorno della barriera, c'è un corno. Però vorrei ricordare, metto in questa istruttoria, il ruolo che ha avuto la sovrintendente Carpani e l'allora provveditore Zincore, sono state importantissime. Vai avanti. Qual è lo schema base? Allora, l'acqua arriva per sormonto e fuoriuscita, fase 1. Poi si infiltra nel terreno, quando si satura comincia a passare, per cui la barriera funziona, perché si contengono le infiltrazioni. Qual è lo schema base? Vai avanti. Allora, c'è una fondazione, la barriera in vetro che viene fuori e subisce una spinta idrostatica che si scarica sul gatolo che viene rinforzato, andando poi sulla fondazione della basilica. Questo però, vai avanti. Quando si è andati all'atto esecutivo, ci si è reso conto che le fondazioni non erano continue. Vedete, in viola erano i tratti dove c'era assenza di contrasto e in verde invece quelli dove c'erano quasi la metà. Date un minuto. Marco era titolato. Dunque diamo un po' di tempo all'ingegner Rinaldo per rifiatare. Devi parlare qua, se non si sente. Diamo un po' di tempo all'ingegner Rinaldo per rifiatare, allora nel frattempo ricordo come questo intervento particolare sia sicuramente il completamento di quello che è stato l'intervento del Nartece, intervento indispensabile perché gli interventi del MOSE ovviamente superiori a 110 centimetri non consentono di risolvere i problemi di allagamento della basilica. L'intervento ha avuto una durata di complessiva sostanzialmente di 4 mesi netti, quindi è stato un intervento fatto con una certa velocità, sicuramente grazie all'impegno che le maestranze hanno dedicato. Ecco, allora ritorna. Marco, sono parlo di nuovo. Chiedo scusa. Posso continuare? Sì, puoi continuare. Allora, la sostanza è questa barriera un po'
che sta sotto la pavimentazione. La pavimentazione staticamente funziona perché in parte scarica con le deformazioni della barriera. Barriera che è dimensionata per maree fino a 1,95, fu l'architetto Carpani che disse che anche in presenza del Mose la ridondanza delle opere di difesa è un bene monumentale, non può che essere un fatto positivo. Qualche aggiustamento sulla base degli esiti di quello che poi si trovava l'abbiamo fatto. Vai avanti. Avanti. Allora, certo, la scelta degli oncini. E noi avevamo un sistema che comprimeva il gatolo, che veniva riportato. Il fatto di avere assenza di contrasto ha imposto di aumentare la superficie d'appoggio nei tratti dove questo c'era. Alla fine ho poi cambiato. Nel tratto, vai avanti, sul portale maggiore, abbiamo inserito un doppio diaframma per contenere la spinta, nei tratti in cui non c'era. Vai avanti ancora. Ecco, sulla pilastri acritani, in realtà non è stata trovata una fondazione, per cui la modifica progettuale è consistita nel non scavare a ridosso delle colonne che sono rimaste così senza scavo, senza rischio. Datemi ancora un secondo. E qui sì, appunto vediamo il tratto dei pilastri acritani, vedete la fondazione superficiale, la mancanza quindi di una fondazione profonda, e vedete l'intervento limitato alla parte superficiale dell'appoggio. Questo vedete ancora il doppio diaframma per ridurre la sottopressione, questo però nella parte, nell'altra parte, quella anteriore. Rieccomi, scusa, vai avanti. Se vai avanti, allora volevo tornare avanti, vuol dire avanti ancora. Questa ipotesi nasce da cosa? Il progetto generale prevedeva un sistema di tubo molto rigido con una livelletta per scorrimento. Vai avanti. Quello che ha consentito la realizzazione di quel sistema è il grande gap tra le colonne Marco Trotti. Questa è una variante al progetto originale che proposi in quegli anni. Avanti ancora. Questo, permettetemi, l'esempio della procuratoria è stato seguito dalla Galleria degli Uffizi. In questi giorni, con il professor Paoletti di Milano, abbiamo cominciato uno studio della difesa degli Uffizi. Ecco, è una sorta di modello che la procuratoria ha esportato. Speriamo che possa anche essere esteso da altri esempi. Avanti ancora. Qui finisce la riflessione e la relazione dell'ingegnere. Questa era la basilica prima dell'intervento, con le rinvie che la circondavano. Vai avanti ancora. Questo per proteggere dalla pressione antropica. Ecco, la mia riflessione, so benissimo che sono approvate in forma provvisoria, però pensateci due volte prima di toglierli. Sono a disposizione per domande. Grazie.